Amici, buonasera, ben ritrovati sulla Chimica per Tutti. Oggi siamo qui per continuare a parlare di chimica organica, di benzene, e lo faremo andando ad analizzare il comportamento dei benzeni polisostituiti. Fino ad adesso abbiamo visto la reazione di base del benzene puro, quindi come si comporta il benzene nei confronti dei reagenti che gli abbiamo messo davanti. Tuttavia esistono anche molte molecole che contengono il benzene al loro interno, ma questo benzene è modificato. Quindi la presenza di gruppi legati al benzene come ne modifica la reattività? Si tratta di un argomento centrale nella chimica organica, un argomento importantissimo, per cui questa serie, ora i prossimi due o tre video, saranno veramente, veramente importanti. Allora, che esistano benzeni polisostituiti penso sia abbastanza evidente per chiunque. Ci sono tantissimi prodotti che conoscete sicuramente, per esempio il trinitrotoluene, ovvero sia la TNT. È un benzene che contiene un gruppo CH3, da cui il nome toluene, e tre gruppi nitro. TNT è un famosissimo esplosivo, per fare un esempio. Poi abbiamo l'acido acetil salicilico, ovvero sia la comune aspirina. Anche questo è un benzene polisostituito. Come vedremo, la presenza di gruppi di sostituenti sul benzene ne modifica la reattività principalmente in due modi. Ovvero sì, andremo ad analizzare prima quanto velocemente un benzene sostituito va a reagire comparandolo al benzene classico, ovvero sia il toluene nei confronti per esempio della nitrazione. Reagisce allo stesso modo del benzene, reagisce diversamente, reagisce più velocemente magari o più lentamente. Lo scopriremo assieme. Un altro punto fondamentale è andare a capire che tipo di isomeria è possibile. Ovvero, se io faccio reagire il toluene con, per esempio, l'acido nitrico e l'acido solforico, sempre per ottenere il nitrotoluene, questo gruppo nitro dove andrà a posizionarsi? A fianco al metile? Ci sarà un carbonio in mezzo? Oppure metile e gruppo nitro finiranno da parti opposte? Abbiamo tre possibilità, tre isomeri diversi che hanno proprietà chimiche e fisiche completamente diverse. Ed è quindi importante andare a capire quali di questi isomeri possono formarsi. Iniziamo dicendo che questi tre isomeri hanno un nome. Ovvero sia, possiamo avere un isomero orto. Nell'isomero orto i due gruppi che sono legati al benzene sono adiacenti tra di loro. Nell'isomero meta esiste un carbonio in mezzo, per cui non sono direttamente adiacenti, ma sono intervallati da un carbonio non sostituito. Nell'isomero para, invece, i due gruppi sono da parti opposte della molecola. Ovviamente orto, meta e para sono nomi tradizionali. Possiamo tranquillamente utilizzare la nomenclatura IUPAC, quindi 1, 2, 3, 4, ovviamente nel momento in cui vogliamo appunto utilizzare la nomenclatura IUPAC o quando ci sono più di due sostituenti. Dunque, iniziamo in questo video a approfondire come cambia la reattività. Nel video successivo andremo a vedere come capire quale isomero si formi in ogni reazione. Prendiamo per esempio in esame la reattività appunto del benzene classico con quella del toluene, per esempio nei confronti della nitrazione. Se effettuiamo la stessa reazione sia sul benzene che sul toluene, scopriremo che il toluene è più reattivo del benzene. Se la stessa reazione la facciamo invece avvenire sull'anilina, non sarà semplicemente più reattiva, ma sarà estremamente più reattiva. Al contrario, se invece utilizziamo il nitrobenzene, il nitrobenzene sarà molto meno reattivo. Come possiamo giustificare questo comportamento? Possiamo farlo attraverso due fenomeni, che sono l'effetto induttivo e l'effetto mesomerico o di risonanza. L'effetto induttivo è sostanzialmente dovuto alla presenza di gruppi funzionali, di sostituenti sul benzene, che ne vanno a diminuire la densità elettronica o aumentare la densità elettronica semplicemente perché attraggono a sé gli elettroni o donano elettroni.
Per esempio, se io al benzene vado a legare un alogeno come il fluoro, essendo il fluoro molto elettronegativo, attrarrà a sé gli elettroni dell'anello. Di conseguenza, quel benzene sarà più elettronpovero rispetto al benzene puro. Al contrario, se invece metto per esempio un gruppo metile, che come sappiamo è un gruppo elettron donatore, allora quel benzene sarà più reattivo perché sarà più elettronricco. Ricordatevi infatti che quando andiamo a effettuare una reazione come la sostituzione elettrofila aromatica, ovviamente più elettronricco è l'anello, maggiore sarà la reattività, perché vuol dire che è più pronto a reagire con l'elettrofilo che deve attaccare. Ok? Quindi gruppi che vanno ad arricchire l'anello lo rendono più reattivo, gruppi che lo impoveriscono lo rendono meno reattivo. Dal punto di vista induttivo, i gruppi elettron donatori più importanti sono appunto i gruppi alchilici, come il metile, l'etile, il propile e così via. Viceversa, la maggior parte degli altri gruppi alla fine sono elettron attrattori, per esempio l'OH, per esempio il cloro, il bromo, lo iodo, il fluoro, soprattutto, per esempio un gruppo CF3, oppure il gruppo carbossile. Ok? Sono tutti quanti gruppi che, dato che c'è la presenza di uno o più atomi molto elettronegativi, attraggono a sé elettroni. Un secondo aspetto però da considerare è l'aspetto mesomerico, ovvero sia quello della risonanza. Cosa vuol dire? Immaginiamo di avere un gruppo legato al benzene che ha un doppietto disponibile. È il caso per esempio dell'OH del fenolo, è il caso dell'NH2 dell'anilina. In questo caso il doppietto può essere delocalizzato sull'anello, quindi può essere ceduto e la carica negativa è delocalizzata all'interno dell'anello. Questo fenomeno ovviamente porta ad un arricchimento elettronico. L'anello diventa più elettronricco rispetto al benzene isolato, perché abbiamo appunto questo effetto di elettron donazione dovuto non a un effetto induttivo, ma dovuto a un effetto mesomerico, ovvero sia un effetto di risonanza. Altri gruppi invece sono elettron attrattori per risonanza. Un esempio è il gruppo nitro NO2. Nell'NO2 abbiamo un azoto che è positivo. Questo vuol dire che dal punto di vista dell'elettronegatività avremo un gruppo già elettron attrattore semplicemente per effetto induttivo, ma sarà elettron attrattore anche per effetto mesomerico, in quanto questa volta l'azoto non andrà a donare elettroni, ma al contrario, per risonanza può accettare elettroni, come vedete nello schema in sovrimpressione. Ok? Quindi, in definitiva, abbiamo due fenomeni da tenere in considerazione, effetto induttivo e effetto mesomerico. Questi due fenomeni a volte sono in competizione tra di loro, altre volte sono concordi. Per esempio, nel caso del gruppo OH, abbiamo un effetto induttivo che tende a impoverire il benzene, perché l'ossigeno è più elettronegativo del carbonio, quindi attrae più fortemente a sé gli elettroni, ma abbiamo anche un effetto mesomerico che al contrario è da elettron donatore. Lo stesso vale per gli alogeni. Anche gli alogeni, per esempio, hanno dei doppietti e di conseguenza possono comportarsi da elettron donatori, anche se dal punto di vista dell'elettronegatività, quindi dal punto di vista dell'effetto induttivo, sono invece elettron attrattori. Altri gruppi, come il metile per esempio, sono donatori soltanto per effetto induttivo e l'effetto mesomerico è irrilevante perché non hanno doppietti né da accettare né da donare. Altri gruppi come NO2 appunto sono invece elettron attrattori sia per effetto mesomerico che per effetto induttivo. Quindi a questo punto possiamo anche andare a creare una scala di reattività. Scopriremo in questa maniera che in generale il gruppo OH rende l'anello estremamente reattivo, come anche il gruppo NH2. Quindi NH2 ed OH, OR, quindi per esempio O metile o etile, sono gruppi elettron donatori, quindi sono gruppi attivanti che rendono l'anello più reattivo. In questo caso l'effetto mesomerico vince grandemente sull'effetto induttivo. Il gruppo metile è un altro esempio di gruppo attivante. Il toluene sarà più reattivo del benzene.
Se invece andiamo ad analizzare gruppi come gli alogeni, oppure come il carbossile o come NO2, saranno gruppi disattivanti e di conseguenza un nitrobenzene sarà molto meno reattivo rispetto al benzene puro. Bene, per oggi ci fermiamo qua. Mi raccomando, questo argomento è estremamente importante, poi nel prossimo video lo approfondiremo ancora perché vedremo che quello che abbiamo imparato oggi è in realtà collegato a ciò che vedremo la prossima volta quando parleremo dei possibili isomeri che si possono formare. Quindi, per esempio, se faccio una nitrazione sul tolueno otterrò più l'isomero orto, l'isomero meto, l'isomero para. Lo scopriremo nel prossimo video. Ma, come vedremo, il ragionamento di base è estremamente simile. Un'altra cosa che volevo farvi notare, che mi raccomando è importante perché tanti lo sbagliano, quando andiamo a fare la risonanza del nitrogruppo sul benzene, notate bene le cariche, ok? Quindi notate come la carica totale, ok, deve rimanere sempre neutra. Se noi partiamo da un nitrogruppo che è neutro, anche la carica poi durante tutte le varie forme di risonanza deve essere neutra. Questo mi raccomando perché in tanti lo sbagliano. Bene, e con questo direi che per oggi abbiamo concluso. Grazie per essere stati qui con me. Ovviamente vi invito a commentare il video, iscrivervi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete dei dubbi, se volete qualche chiarimento, se ci sono dei punti per un prossimo video che possono interessarvi. Fatemi sapere anche se vi piace questa nuova location, ho messo qui qualche beaker, questo nuovo stile, ho cambiato obiettivo. Anche l'audio dovrebbe sentirsi in maniera un po' diversa, non sono sicuro ancora se migliore o peggiore, vedremo durante il montaggio. Quindi mi raccomando, commentate, fatemi sapere. Noi ci vediamo al prossimo video e io vi saluto. Ciao!